Amici romani, concittadini, siamo venuti a seppellire San Giuliano, non a farne l'elogio. Il male che un uomo fa gli sopravvive, il bene spesso resta sepolto con le sue ossa, e così sia di San Giuliano. La nobile Boccia vi ha detto che Gennaro era ambizioso. Se era, ebbe grave colpa. E Gennaro l'ha gravemente scontata. Qui, col beneplacito di Boccia, che è donna d'onore, siamo venuti a parlare di Gennaro. Fu nostro amico leale, giusto. Ogni settimana ne faceva una apposta per noi, proprio era... Ma Boccia dice che era ambizioso. E Boccia è donna d'onore. Non parlo io già per contestare quello che Boccia ha detto. Sono qui per dire soltanto quello che so. Tutti lo amammo un tempo, e non senza motivo. Quale motivo vi impedisce oggi di piangerlo? Oh, Senno, tu sei fuggito tra le bestie brute e gli uomini hanno perduto il bene dell'intelletto. Scusate il nostro cuore lì, con Gennaro, e in quella salma. Sì. Devo interrompere finché non sia tornato in noi. Un saluto. Ciao, Jenny! Buonasera!